Buonasera, buonasera, benvenuti a PCS Futsal. Un'altra serata dedicata al calcio a 5 territoriale insieme a noi. Che abbiamo seguito anche in questo eh, weekend le avventure, le vicissitudini delle squadre eh, territoriali. Tanto anche da raccontare questa sera nel corso di questa puntata, come sempre, accanto a me Daniele Silvestri. Buonasera, buonasera, Matteo, Daniele. buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera anche al nostro Matteo Lupini. Buonasera Matteo, come stai? Buonasera Gabriele, un saluto cordiale a tutti voi cari amici telespettatori qui dalla fantastica redazione dell'UP News 23 ma per andare a cercare tutte le notizie riguardanti il calcio 5 dalla serie B alla serie D, passando per il settore giovanile c'è un solo sito www.pontinacalcioshow.com Grazie Netto, ti vedo felice, poi cercheremo di approfondire perché eh? ti vedo particolarmente contento, chissà, chissà forse Davvero? qualcosa sui social che è comparso in queste, in queste ore poi. Approfondiremo in seguito, presentiamo gli ospiti di questa serata dalla Fortitudo Futsal Pomezia. Iniziamo con mister Stefano Esposito. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a te. Ben ritrovato, direttore sportivo Paolo Aiello, buonasera direttore. Buonasera, buonasera, buonasera. Okay. E poi collaboratore di Mr. Esposito, tecnico a tutto tondo per la fortitudo Gabriele Masci. Buonasera Gabriele, bentornato a tutti, buonasera a voi. A PCS Futsal ed iniziamo allora con la prima classifica, i primi risultati eh, con la Serie B. Vai Matteo. Per il girone E andiamo sul sito della Divisione Calcio a 5, dove troviamo in testa la Todis Lido di Ostia, che nel big match batte per 2-1 la brillante Torrino, sempre al secondo posto. Al quinto posto la Mirafin, che per 4-2 si impone in casa del Ferentino. Voglio approfittare per parlare anche dell'Under 21. Il girone M, sempre sul sito della Divisione Calcio a 5. Termina a reti inviolate la sfida tra la capolista, la ciolico gianco e la Mirafin. Quinta ne approfitta il ciampino anni nuovi che, grazie al 3-1 sulla Gymnastic Forni si porta una lunghezza dalla capolista. Grazie Matteo. Daniele, cosa vogliamo evidenziare? S sì, questa sulla Mirafin la vittoria importante col Ferentino dopo mh, la vittoria molto larga della settimana scorsa. Si dà nuovamente continuità e si ritorna eh, a pieno regime nella zona playoff. Chiedo a un veterano come il Mister se eh, questo nuovo ritorno alla continuità. Considerato anche che era una partita importante, dedicata, si giocava anche eh, contro l'ex squadra eh, di Ferrera, appunto. Quindi, una partita di, eh, di prestigio, può significare davvero che la squadra è pronta per il definitivo salto di qualità? E se ha le carte in regola, davvero per lottare per la zona playoff fino all'ultimo? Sicuramente è una bella vittoria, una di quelle che tra l'altro fa morale. Mentre la settimana scorsa, insomma, da quanto ho visto e si sapeva, era una partita un po' così. Veramente troppo facile, questa invece avevo parlato con Claudio Cobbi sia prima della partita, la temevano un po' perché comunque il Ferentino è una diretta concorrente no? nell'alta classifica. Invece poi ci ho riparlato domenica e mi era molto contento perché diceva che forse era la miglior partita e loro, la miglior prestazione, proprio forse già la stagione scorsa compresa. Dice proprio con Mr. Salusti una partita così bella forse non l'avevamo mai vista, era contentissimo, diceva che il risultato era meritato e sicuramente è una di quelle partite appunto, che fa morale perché andare a vincere in casa di una diretta concorrente e riavvicinarsi alla zona playoff dove il Torino perdendo eh, di fatto credo che abbia un po' consegnato eh, il campionato alla Lido di Ostia perché sette punti in un campionato corto sì. come quello della Serie B insomma è difficile che che li possa perdere insomma, non sì. so adesso come sarà il calendario, però diciamo ecco che queste pretendenti, i Mirafin comprese, dovranno lottarsi insomma ai posti per i playoff e i piazzamenti migliori per poter affrontare poi al meglio i playoff. Anche perché fino al quinto posto cioè, è tutto mh, legalmente possibile, chiaramente adesso, come diceva giustamente il mister, la distanza col primo gradino è un po' eh, ampliata, sufficientemente ampliata per pensare che sia pressoché fatta però anche eh, alla luce di quanto è avuto nel mercato no? spesso nella, nella sliding door del mercato invernale cambia tantissimo sono cambiati anche tanti equilibri lo stesso avversario della settimana scorsa eh, affrontato dalla Mirafin un po' è stato stravolto quindi eh, davvero gli equilibri di un'intera regione possono essere compromessi eh, secondo lei eh, anche in questo caso il mercato della Mirafin ha inciso o comunque l'ha la società era eh, in ogni caso attrezzata ed è attrezzata per restare lassù fino alla fine. Ma credo che era già attrezzata prima, insomma, hanno perso qualcuno, hanno perso Baccaro, l'hanno sì. rimpiazzato con Moreira, insomma, sono due grandi giocatori. Forse il primo Baccaro è un po' più bomber, Moreira meno bomber, però fa giocare meglio la squadra. Quindi, insomma, diciamo che la squadra era competitiva prima e lo è ancora adesso. Insomma, Poi noi l'abbiamo affrontata in amichevole in amichevoli due settimane fa, è stata veramente un'ottima amichevole per tutte e due, alta intensità e, e comunque mi hanno ben impressionato, sono una grande squadra insomma. Per il primo posto penso che sia difficile perché essendo sì. un campionato corto e poi dove ci sono queste partite in cui sono troppo facili, dove che ne so, la capolista può gestire anche le ammonizioni, mm. gli infortuni, quindi secondo me diventa un po' più difficile, se fosse stato un campionato più livellato, più equilibrato, con tante partite difficili, con tante squadre forti, sette punti li puoi perdere, in questo caso... Credo che Matranga, che è un volpone che conosco bene da tanto tempo, uno che cura tantissimo la fase difensiva, sette punti non li perderà in questo scorso di stagione, è molto difficile. E se lo dice A parte lo dice Esposito, come la pronostico d'inizio anno, l'Ostia, l'Ido di Ostia dovrebbe essere la squadra candidata a vincere questa Serie B. Ci fermiamo, un piccolissimo break e torniamo con subito la Serie C1, le immagini della Fortitudo fra poco.